Bentrovati a un nuovo appuntamento di Conto alla rovescia, il tempo della buona politica, la rubrica di Barbara Santoro e mia dedicata ai politici che stanno riscrivendo il mondo della politica o il nostro immaginario futuro. Quest'oggi, Barbara, facciamo tappa nelle Marche, siamo in provincia di Ancona a Corinaldo. Mi ha molto colpito perché sul suo portale turistico Corinaldo si definisce come la città palcoscenico, la città natale di Santa Maria Goretti, ma anche come il paese dei matti che ospita la festa dei folli. Veramente c'è molto da scoprire a Corinaldo e noi abbiamo scelto questo luogo per tutta una serie di motivi, a partire dalla politica, dalla buona politica che registriamo in questo comune, e ce ne parla un ospite illustre, un assessore di Corinaldo con delle deleghe davvero molto interessanti. Parlo di Riccardo Silvi, collegato con noi da Corinaldo, ovviamente. Riccardo, buongiorno. Tu hai tante deleghe, comunicazione, innovazioni, politiche sportive, vabbè, su questo non ci sono delle novità, sono deleghe abbastanza diffuse, ma tu hai anche una delega alla partecipazione democratica e una delega alle politiche per la pace. Quindi io trovo straordinario, Barbara, che queste due deleghe. Ecco, quindi vorremmo anche che ce le raccontassi per poi entrare e approfondire sia la tua attività di politico che poi ovviamente quella che si sta svolgendo a Corinaldo. Nel frattempo chiedo alla regia, mentre Riccardo comincia la nostra intervista, di mostrarci Corinaldo per chi non lo conoscesse. Come per tanti comuni italiani, lo diciamo sempre, Barbara, anche Corinaldo val bene una visita, almeno un weekend. Allora, Riccardo, partiamo da queste due deleghe, partecipazione democratica e politiche per la pace. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito e dell'attenzione per il nostro comune. E, sì, diciamo che io dico sempre le deleghe alle varie ed eventuali anche, mi piace definirle anche in questa maniera, nel senso che spesso sono quelle che tendono a stare in fondo nell'elenco delle priorità fra i lavori pubblici, il bilancio o il sociale, ma in realtà poi sono anche quelle in cui c'è più creatività, c'è più spazio per l'innovazione, ecco, proprio in quel punto delle varie eventuali. La partecipazione, la pace, la città palcoscenico, che sono queste parole che ci siamo dati e che io ritrovo un po' fra i miei compiti, sostanzialmente cercano un po' quello, l'obiettivo di creare delle opportunità di integrazione, delle opportunità ovviamente legate anche a un modo di vedere il mondo che è quello della convivenza e quindi il tema della pace, e anche un po' quello di trasformare il nostro borgo, comunque lavorare su quel progetto di trasformare il nostro borgo appunto in un palcoscenico, cioè in un contesto in cui ogni giorno, anche solo visitando, anche se non c'è una particolare iniziativa, e un po' queste immagini magari lo dimostrano, si è protagonisti di uno spettacolo. E quindi quel concetto di città palcoscenico, cioè lo spettacolo di ogni giorno, va un po' in quella direzione lì. Quindi creare un po' questo, essere facilitatori, essere contesto in cui avvengono belle pratiche, belle cose. Questo è un po' quello che proviamo a fare, non protagonisti sempre, ma anche co-costruttori insieme ad altri protagonisti. Sono molti i progetti che stai portando avanti nell'ambito delle deleghe per Corinaldo, ma prima di parlare di questo ci puoi raccontare che cosa facevi nella tua vita precedente, cosa ti ha portato a entrare in politica? Ma allora, diciamo che non c'è una vita precedente o una vita successiva. Nei piccoli borghi, nelle piccole comunità, ovviamente queste attività sono bellissima politica, ma anche con degli aspetti di volontariato in qualche modo, ecco. Qui c'è anche una piccola critica che magari possiamo fare al sistema in cui anche le piccole amministrazioni locali o i sindaci in particolar modo vengono un po' lasciati in carichi di responsabilità, responsabilità che lo vediamo tutti i giorni anche dalle piccole cronache cittadine sono investiti, nonostante spesso siano attività appunto più di impegno sociale, più di impegno per la propria comunità che professioni, perché ovviamente non c'è uno stipendio nei piccoli comuni che permetta di dire faccio solo questo, è impossibile.
Quindi io vengo dal mondo del marketing e della comunicazione, dal giornalismo, ancora ovviamente mi occupo di questo tutti i giorni, ma ovviamente essendo cresciuto, nato in questa piccola comunità, mi sento parte e non esiste quel momento in cui scendi in politica o in cui esci dalla politica quando vivi una comunità. C'è quella continuità nel dire prima mi occupavo delle cose di Corinaldo da altre prospettive o da altri ruoli, che potrebbe essere quello nella Proloco cittadina o quello in altre associazioni volontaristiche, e oggi lo faccio ricoprendo un ruolo momentaneo, gestendo quote di bilancio comunale, domani lo farò in altri ruoli, quindi sempre con questo spirito, quindi di riuscire a portare del bene e far crescere un po' il luogo che ti ha dato il contesto in cui sei cresciuto, oggi in questo ruolo, domani vediamo, insomma, ecco, in altre iniziative. E Riccardo, che cos'è per te la buona politica? Beh, questa è una domanda molto impegnativa, ecco. Allora, politica, per come me lo hanno mostrato e per come credo debba essere interpretato, è qualcosa di quotidiano. Non esiste solamente la politica che si fa magari dentro un'organizzazione partitica o dentro un impegno amministrativo. Ogni atto è politico, ogni decisione, ogni iniziativa che uno fa anche nella propria quotidianità è politica. Quindi il bene, io credo che in questo ambito qui sia quello di riuscire a fare un percorso personale e collettivo verso dei propri valori di riferimento. I valori che mi caratterizzano sono quelli dell'apertura, dell'accoglienza, dell'empatia verso chi si trova, insomma, a fianco a noi e intorno a noi, senza alcun tipo di distinzione. Ecco, se questo diventa il valore, il principio con cui riusciamo in qualche modo a interpretare la nostra quotidianità, tutto il resto gira intorno a questo. Fare oggi, da questo ruolo di assessore, mi trovo a provare a fare questo tipo di attività, ma cerco di insegnarlo a mio figlio, così come cerco di praticarlo sul lavoro. Quindi la grande differenza che io vedo nella lettura del mondo fra l'apertura e la chiusura. E finora nel tuo percorso quali sono i traguardi più importanti che hai potuto raggiungere? Ma allora, da un punto di vista prettamente personale, i traguardi che posso dire di aver raggiunto sono quelli di una maggiore consapevolezza, cioè essermi sporcato le mani, come si suol dire, ecco, essermi impegnato, nonostante anche all'inizio, non lo nascondo, magari ecco, i miei genitori dicevano: ma chi te lo fa fare, la famosa frase, chi ti spinge a metterti così in gioco? In realtà è proprio quel mettersi in gioco che poi mi ha spinto a studiare, ad approfondire, a scoprire e quindi a mettere in discussione quello che io pensavo fosse assodato. E quindi, da un punto di vista personale, il più grande traguardo è una crescita mia e che cerco poi di trasmettere. Da un punto di vista fattivo, politico, ovviamente nelle piccole comunità, ma credo in tutte le amministrazioni, non c'è un traguardo personale, c'è un traguardo di tutto il percorso amministrativo e in qualche modo della comunità. Io ricopro questo ruolo da assessore da 4 anni e quindi il prossimo anno sarà, cioè questo che sto vivendo è il mio ultimo anno. Devo dire che è stato un anno sono stati 5 anni veramente difficili, in parte per la pandemia ovviamente, quindi questi 2 anni hanno completamente cambiato il contesto in cui uno si trova a fare amministrazione, in cui si trova ad amministrare una comunità, e dall'altra parte per delle vicende verticali specifiche della mia comunità che hanno inciso profondamente, di cui adesso magari approfondiamo, e quindi ecco, in questi 4 anni devo dire che riuscire a oggi essere qui a parlare con voi, con il vostro pubblico,
di buone pratiche e di progetti a cui abbiamo concluso qualche giorno sono traguardi molto molto importanti. E questo, tra questi progetti, uno dei più recenti è proprio dedicato ai giovani. Magari ci vuoi raccontare di Bio Hero? Sì, allora, i giovani ovviamente, come sempre, sono una categoria molto delicata. Spesso la politica, proprio politicante, li utilizza come strumento di propaganda. Sono il nostro futuro, lo facciamo per i nostri figli, questo non pensiamo al nostro domani. Poi in realtà i ragazzi sono sempre lasciati in coda a tutto. La scuola che non è nelle nostre priorità da un punto di vista finanziario, politico, oppure se pensiamo al tema del anche ultimo, più recente, del tema della pandemia, di come è stato gestito il rapporto fra i ragazzi e questo straordinario momento. Abbiamo pensato giustamente alle aziende, abbiamo pensato alle persone, abbiamo pensato alle famiglie, ma non abbiamo pensato ai ragazzi, che sono gli ultimi a cui dedichiamo un pensiero quando si parla di vaccinazione. Faccio un esempio, quindi sono l'ultima categoria che hanno avuto accesso a questa opportunità, sono gli ultimi per quanto riguarda la loro integrità, quindi anche il tema del coprifuoco, che interessa sì le imprese, ma interessa ovviamente anche chi vive una socialità extrascolastica più di un adulto, ovviamente, quindi ragazzi. E quindi quello che ci siamo trovati come comunità di Corinaldo ad affrontare è stato un essere il detonatore di una problematica, di una non consapevolezza di questo mondo, che non era della nostra comunità, ma è di tutta Italia, di tutto il mondo probabilmente. Mi riferisco, scusami, quando parlo... Sì. Riccardo, posso aggiungere, proprio perché stiamo parlando di giovani e se parleremo di progettualità, però proprio parlando di giovani non possiamo non ricordare, no, da giornalisti, quanto è avvenuto l'8 dicembre 2018 a Corinaldo, perché un fatto drammatico viene ricordato come la strage di Corinaldo, un fatto che ha riguardato i giovani in particolare. E quindi, ecco, volevo, visto che tu sei un collega, sei un giornalista, ecco, che ci raccontassi che cosa è accaduto, che impatto ha avuto sulla comunità di Corinaldo questa terribile vicenda, che è basata agli onori della stampa nazionale, ma credo anche internazionale, e come poi l'avete affrontato nel dopo, per fare di questo dolore, no, qualcosa, anche di trasformarlo in qualcosa, certo, di positivo, certo, di proattivo. Ecco, che cosa, sì, è accaduto l'8 dicembre 2018? Ricordiamolo a chi ci sta ascoltando. Sì. E era proprio quella parola detonatore che avevo utilizzato poco fa. E l'8 dicembre cos'è accaduto? È accaduto un incidente molto grave, appunto, in questa discoteca presente nel nostro borgo, appunto, in cui sono morti dei ragazzi e una giovane mamma, e in quel momento lì la nostra comunità, o meglio il piccolo borgo di Corinaldo, è stato narrato, per dirla con i termini, diciamo, giornalistici, come il luogo di provincia insicuro, come l'inferno dei giovani, cosa che ha un senso in quel contesto lì. Poi in realtà si aprirebbe una parentesi sull'utilizzo delle parole e sul senso delle parole, che oramai è più da titolo e non da approfondimento. Però è successo questo ed è un pezzo della nostra identità in evoluzione. Io dico sempre questo, che l'identità, quindi il chi sei, non è determinato solo dal cosa fai, ma anche dal cosa ti sta capitando. Quindi alla nostra comunità è accaduto questo, è accaduto che è stato teatro di una dei più grandi fatti di cronaca per dei ragazzi degli ultimi anni, e da un lato è stata vittima di questa cosa, perché si è vista ferita ovviamente da questa vicenda, è stata anche
raccontata, come ferita anche dal racconto che ne è stato fatto. E quindi vi nascondo ovviamente che c'era un clima normale che è durato per molto tempo di assoluta difficoltà anche nell'uscire di casa. Quindi è stato veramente un momento, ma come la situazione credo non potesse essere che così. E la difficoltà è stata quella di capire quale fosse il nostro ruolo come borgo, come comunità, come amministratori. Perché un fatto così che accade nel tuo paese, nel luogo in cui negli ultimi 40 anni tutta la nostra comunità ha vissuto momenti di felicità, perché ovviamente era il locale in cui insomma tutti sono andati e stava comunque avendo un ruolo anche importante nell'intercettare quei ragazzi che invece un assessore non riesce più a intercettare o un sindaco non riesce più a intercettare. E ci siamo domandati qual è il nostro ruolo, che cosa possiamo e dobbiamo fare. Ovviamente è una domanda a cui non abbiamo voluto dare una risposta immediata. L'immediatezza spesso in questi contesti creano delle reazioni non corrette, perché sono dettate dai sentimenti, dettati dall'emozionalità del momento. Ci siamo presi del tempo, abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire come la situazione stesse in qualche modo evolvendo e abbiamo fatto appello a quello che era un po' la nostra identità, il nostro modo di essere rispetto alle situazioni, quella che Rinaldo cita, palcoscenico, di cui abbiamo parlato all'inizio. E quindi non abbiamo voluto pietrificare la memoria, cosa che invece sarebbe più semplice, non dico giusto o sbagliato, perché anche quello ha un senso, però non abbiamo fatto un monumento, non abbiamo fatto un giorno del ricordo, una manifestazione ricorrente, intesi come momento appunto di dolore, perché abbiamo cercato di creare una soluzione o perlomeno una parziale soluzione ragionata che desse a quella stessa categoria di cui noi eravamo l'inferno le opportunità per superare quel tipo di situazione. E quindi abbiamo creato una scuola. Abbiamo creato una scuola di opportunità per ragazzi, adolescenti e preadolescenti che li aiuta a definire che cos'è la sicurezza, che non può essere, nella visione che abbiamo dato in questo progetto, solamente qualcosa che sta al di fuori di noi. Il tema della sicurezza è il tema della lanterna azzurra, ovviamente. La lanterna azzurra, lo dico, scusami Riccardo, lo dico per chi ci sta ascoltando, la lanterna azzurra è la discoteca dove è avvenuto questo terribile episodio che, ricordo, ha comportato la morte di 6 persone, 6 ragazzi e un genitore, e di 59 feriti, credo. Sì, ecco, quindi sì, lo esatto. Dico, sì, il nome era Lanterna Azzurra, lo dico per sì, il nome era, sì, sì. Ovviamente questo locale, sì. Anzi, piccolo inciso, c'è una piccola missione che mi sono dato, che è quello di chiedere a Wikipedia di modificare il nome della loro pagina, che hanno definito come Tragedia di Corinaldo, di evolverlo in un altro nome che è più corretto, che è quello della Tragedia della Lanterna Azzurra, perché ovviamente Corinaldo non è solo quello, ma è tante altre cose, ecco, quindi ovviamente è più corretto definirlo con il luogo in cui è accaduto e non con la comunità in cui questa cosa è accaduta. Quindi il concetto di sicurezza è al centro di tutto, è esploso con quel sistema lì della discoteca, ma in realtà è stato travisato, perché è stato demandato, oramai anche da dopo Torino, dopo Piazza San Carlo, per dirne una, dopo Corinaldo e adesso dopo quello che è accaduto sul Bottarone, per dirne un altro. Cioè il tema della sicurezza demandato come elemento al di fuori di noi, quando in realtà dovrebbe, nella nostra idea, non solo essere quell'elemento lì, ma anche essere una competenza che hai dentro di te, un essere sicuro di te stesso, essere sicuro di poter fare delle cose e delle tue potenzialità, ecco, quindi di competenze trasversali, le famose soft skill.
E quindi per questo abbiamo creato una scuola. Abbiamo aperto un campus dedicato ai ragazzi, agli stessi ragazzi in termini ovviamente di età e di provenienza, di quelli che erano presenti in quel contesto della Lanterna Azzurra, e dire ok, venite a Corinaldo e insieme alleniamo le nostre competenze e creiamoci delle opportunità. Quindi be your hero, sii l'eroe di te stesso, supera gli ostacoli esistono per essere superati. Beh, questo è veramente un progetto molto innovativo, perché di soft skills si parla molto nel mondo delle imprese, ma mai nel mondo della formazione delle nuove generazioni, a partire appunto dal momento più critico, che è quello dell'adolescenza. Ora, in questo caso abbiamo un evento traumatico che rimane, no, nel pensiero e nell'idea anche di identità di questi ragazzi, però affrontarlo lavorando sulle loro potenzialità e i loro superpoteri, che trovo che sia un elemento molto, molto forte appunto potenziamento del senso di sé, è veramente innovativo. Come è nato questo progetto? Ma allora, è nato, io dico questo, facendoci da parte, non volendo essere come amministratori al centro di questa cosa, ma in qualche modo mettendoci a fianco di chi potesse darci delle risposte più ragionate. Abbiamo chiamato un'associazione culturale, abbiamo chiamato un'associazione di formazione e di cultura, che è appunto Sineglossa di Ancona, che ragionando insieme ci ha proposto questo progetto. Proporci un progetto è forse la cosa più semplice, o perlomeno è una cosa importante, ma poi a volte le tante belle idee vediamo che faticano a concretizzarsi. Quindi a quella proposta che un'associazione di cultura e di formazione come Sineglossa ci ha fatto, c'è stato tutto un percorso di avvicinamento nello scaricarlo a terra, mantenendo l'idea iniziale più pura possibile, meno compromessa possibile, perché fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ecco, quindi fra pensare una cosa e realizzarla ci sono una marea di compromessi tecnici, logistici, economici, in questo caso anche la pandemia ci si è messa. E quindi abbiamo cercato di tutelare il progetto scuola di competenze trasversali per giovani e adolescenti e di realizzarlo nella maniera più pura possibile. Crediamo che si è conclusa la prima edizione, l'edizione sperimentale, l'edizione zero, lo scorso domenica, quindi qualche giorno fa, e speriamo di essere riusciti a mantenerla nella maniera più pura possibile come strategia. Ecco Riccardo, io intanto chiederei alla nostra regia di mandarci per qualche secondo il teaser di questo progetto Be Your Hero. Naturalmente chi volesse informarsi può andare anche a consultare il sito dedicato. Allora vediamo brevemente per qualche secondo il teaser e poi torniamo a continuare a parlare. Eccoci rientrati. Riccardo, allora, se mi pare di aver capito bene, i ragazzi, o almeno alcuni ragazzi che hanno partecipato a questa prima edizione di Be Your Hero, chi volesse approfondirlo, peraltro questa edizione può anche consultare il sito dedicato, ecco, erano tra quelli presenti alla famosa Lanterna Azzurra, il famigerato 8 dicembre 2018, è così? E allora, noi non abbiamo indagato se fossero presenti, abbiamo preso la stessa fascia di età sostanzialmente e diciamo il territorio di riferimento per questa prima edizione, che era la zona di Ancona sostanzialmente, ecco, quindi non abbiamo voluto indagare, anche perché il collegamento del progetto al tema della Lanterna Azzurra è un collegamento diciamo
più raccontato che reale, quindi non è che abbiamo preso solo quei ragazzi lì, abbiamo preso la categoria e il territorio, qualcuno probabilmente sarà stato anche presente. Ecco, e quali sono state le reazioni? Cioè, al termine di questa prima edizione, so che ce ne saranno ovviamente delle altre, qual è stato il feedback dei ragazzi da questo punto di vista? Allora, è stato a dir poco entusiasmante. Contiamo che i ragazzi uscivano da un anno scolastico di assenza di fisicità a tutti gli effetti e quindi hanno potuto vivere con tutto il corpo un'esperienza e restituita in maniera assolutamente emozionante. Abbiamo fatto un evento conclusivo a teatro in cui i ragazzi hanno raccontato nel loro diario, perché erano tutti dotati di un diario che compilavano nel corso dei 4 giorni di campus sportivo, ciò che accadeva, e hanno restituito alla comunità e ai loro genitori quello che hanno scritto in questi 4 giorni. È stato molto emozionante perché hanno veramente apprezzato questo esserci con tutto il corpo e con tutta la testa dentro un'esperienza, al di là della mediatezza dello strumento digitale. Il campus era organizzato in questa maniera, venivano a svolti degli allenamenti molto particolari di una disciplina sportiva che è chiamata Art du Déplacement, cioè l'arte dello spostamento, che deriva un po' dal mondo del parkour, per dirla in maniera con un gergo più conosciuto, ma che dal parkour ne prende le distanze, perché è un'attività sportiva non competitiva, dove chi partecipa ha l'obiettivo di migliorare se stesso e non di competere con gli altri, attraverso l'utilizzo degli spazi urbani in maniera innovativa. Lo dico in una frase: oggi che vedo una ringhiera non vedo più un ostacolo ma vedo un'opportunità. Questo è un esempio. Accanto a questo è stato fatto, e questo veniva fatto alla mattina, con un formatori in piccoli gruppi, quindi erano 8 ragazzi e ogni 8 ragazzi c'era un formatore certificato ADD. Il pomeriggio, con altri formatori, veniva fatto un lavoro di rilascio, quindi di riflessione sulle proprie competenze, su quello che hanno vissuto, su che sentimenti hanno provato. Veniva fatto all'aperto, in un parco, con dei sociologi e dei formatori specializzati, e i ragazzi erano chiamati nel corso di questo percorso a guadagnarsi dei superpoteri, appunto, perché il metodo utilizzato, che è un metodo della psicologa e sociologa Alessia Tripaldi, mette insieme le soft skill con gli archetipi junghiani. Quindi i ragazzi durante questo percorso erano chiamati a conquistare dei superpoteri, che erano 4: l'angelo custode, e quindi il tema dell'empatia, dell'essere empatici verso gli altri, il tema del guerriero, la forza interiore, il tema dell'esploratrice e dell'esploratore, e quindi il tema della ricerca del nuovo, e quindi al guerriero, esploratore, angelo custode, il saggio, il tema della consapevolezza di sé e del luogo in cui stanno intorno. E quindi alla fine i ragazzi avevano 4 spille che erano i loro 4 nuovi superpoteri al termine del campus. C'è un ultimo gamba di questo progetto, che è la parte artistica, l'arte come strumento di esplicitazione delle proprie paure e delle proprie ostacoli. In questo caso sono stati coinvolti 2 street artist molto importanti a livello nazionale e internazionale, che sono Bianco Shock e Rub Candy, i quali hanno prima realizzato un workshop sulla street art, in questo caso con i ragazzi delle scuole medie, quindi con i ragazzi un pochino più piccoli, perché il campus è stato realizzato con i ragazzi delle scuole superiori, che hanno, questi ragazzi delle scuole medie, riletto la parete di un cantiere che è in essere nel centro storico con le loro paure, le hanno fotografate, stampate e incollate, e oggi questa cosa è visibile nel nostro borgo. E in secondo luogo abbiamo affidato a questi 2 street artist le pareti del nostro nuovo palazzetto dello sport, appunto una nuova struttura per la comunità, che hanno riletto in chiave appunto artistica, realizzando 3 grandi billboards, 3 grandi installazioni fotografiche, in cui il messaggio è appunto quello del
superamento dell'ostacolo come momento di crescita personale, e questo è diventerà un festival tutti gli effetti che prenderà il nome di The Spot. Bellissimo. Ma oltre, diciamo, andando oltre l'episodio drammatico che avete vissuto a Corinaldo, tutti noi usciamo da un tempo in cui il mondo non sembra più un posto sicuro, anzi sembra un posto molto pieno di minacce e di possibili pericoli. E il fatto di lavorare sulla forza interiore e sulla capacità di trovare quella sicurezza all'interno di sé è forse proprio la chiave per uscire da questa fase e partire per una nuova fase della vita. E trovo che il fatto che ci sia questo campus a Corinaldo potrebbe diventare importante non solo per i ragazzi delle scuole locali, ma per tutto il paese. E hai intuito bene, perché una delle inaspettate richieste che abbiamo ricevuto più frequentemente durante questi 4 giorni è stato: quando è la versione per adulti? Che noi non ce l'aspettavamo in qualche maniera, ecco, perché ovviamente è nato tutto pensando ai ragazzi. E invece c'è stata questa richiesta abbastanza pressante, per cui lo stiamo progettando, ecco, stiamo progettando questa formula anche per adulti, basandosi ovviamente sugli stessi principi. Bene, io parteciperò. Bene, adesso ci dobbiamo avviare alla conclusione, perché il tempo è volato, ma verremo anche a Corinaldo, vero Barbara? Anche per assistere a questa nuova edizione di Be Your Hero. Io faccio tanti in bocca al lupo a Riccardo, Silvia, a tutta la comunità di Corinaldo. Abbiamo visto che ci sono tanti motivi per visitare questo borgo prezioso in provincia di Ancona. Ricordo a coloro che ci hanno seguito che possono scriverci per segnalarci dei buoni politici, donne e uomini impegnati nella buona politica, all'indirizzo email che adesso vedete in sovraimpressione. Noi, Barbara, ci vediamo quindi la prossima volta, tra 2 settimane, per una nuova puntata di Conta alla rovescia, il tempo della buona politica. Grazie a voi. Grazie a voi.